Allora, buonasera. Senza soluzione di continuità, per me è la terza volta a Fano, quindi sono molto contenta di essere qui. Quest'anno il mio ospite, posso dire così, a passaggi è Fausto Bertinotti, che è stato introdotto dal ministro Delrio, quindi diciamo è già fatta la prima parte di bon ton istituzionale. Fausto Bertinotti ha scritto questo libro, è un pamphlet, che già nel titolo dice molto della sua riflessione. Si chiama Colpita al cuore, perché l'Italia non è una repubblica fondata sul lavoro, non è. E qui sta appunto la riflessione che lui fa e la svolge in una maniera, c'è una trovata letteraria, diciamo. La domanda di fondo è quasi fosse un ispettore di polizia, spero ti diano il microfono, sì ce l'hai. Chi ha ucciso l'articolo 1 della Costituzione? Ecco, questa la ricerca è dell'assassino, o meglio degli assassini, ed è una ricerca facile, la risposta insomma è abbastanza semplice, lui la dà nel libro. Più difficile è rintracciare le impronte dei complici, di quelli che diciamo hanno contribuito in maniera minore, però altrettanto colpevole, alla soppressione, alla fine di questo articolo, che è il cuore della Costituzione. La Repubblica, la nostra Repubblica è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il libro spiega quanto importante sia stata quella scelta. Ancora prima di parlare di diritti, di democrazia, eccetera, si parla del lavoro. Ora, il lavoro manca e quindi anche questo articolo, diciamo, non ha più senso, ma intanto l'hanno comunque ucciso, e questa è la teoria di Fausto Bertinotti. E una cosa è certa, siamo in una situazione drammatica dal punto di vista dell'occupazione. Tu definisci questa fase di modernizzazione regressiva, è una società afflitta dalla diseguaglianza. La diseguaglianza è il tema con il lavoro. Uguaglianza e democrazia sono un binomio, quindi una società in cui affiora in maniera così consistente la diseguaglianza è una società anche in deficit di democrazia. E qui cominciamo a chiederci chi sono gli assassini. Chi sono gli assassini, ispettore Bertinotti? Grazie, buonasera a voi tutti, grazie di essere qui. Vi dico subito che sono molto contento di incontrare voi, come di incontrare tanta gente. Ho una sola preoccupazione, e non ce ne sarebbe bisogno, di introdurre ulteriori elementi di pessimismo, e proprio non ne avremmo bisogno. Ma come vedrete non so farne a meno, cioè non riesco. Beh, faremo un bel finale, un happy end. Non riesco a dirla diversamente, e non è che voglio essere aiutato dalla protezione di Gramsci, che diceva il pessimismo dell'intelligenza, l'ottimismo della volontà. Dico semplicemente che agli occhi dell'intelligenza sembra difficile vedere qualche cosa non pessimisticamente. Allora, l'assassino, intanto, perché ci sia l'assassino ci vuole un morto. E il morto, secondo me, è l'articolo 1 della Costituzione. Si potrebbero fare discorsi molto sofisticati, molto complicati, ma secondo me si può anche farne uno brutale. Sì, certo, meglio. Solo con una premessa. Ma se vi siete mai chiesti, ma perché diavolo quelli là che hanno scritto la Costituzione hanno cominciato così? No, la domanda sarebbe legittima, perché non esiste nessun'altra Costituzione. Non è che dice, vabbè, ma tutte le costituzioni in qualche modo sono fatte così. No. Anzi, quella è una rivoluzione, si chiama rivoluzione costituzionale. Poi le seguiranno un po' i tedeschi, i francesi, gli spagnoli. Ma quella è una rivoluzione che trasforma le costituzioni che prima si chiamavano liberali, perché davano i diritti ai cittadini, in costituzioni democratiche,
perché mettevano la questione della giustizia sociale e dell'eguaglianza nella Costituzione, che prima non c'erano mai. Dopo 55 milioni di morti, dopo il nazismo, dopo il fascismo, quando ritorna la democrazia, ritorna con l'idea di giustizia sociale. Perché? Perché i costituenti pensavano che quelle di prima, le costituzioni liberali, erano state abbattute dai fascismi proprio perché avevano questa carenza, e non avendo dentro la giustizia, non avevano dentro il popolo. Per cui quando il fascismo viene avanti ti butta giù. Allora loro dicono: costruiamo l'argine. Costruiamo un argine in modo che la democrazia e l'eguaglianza siano la stessa cosa. Vive la democrazia se vive l'eguaglianza. Come si fa? Si fa prima ancora di dire chi è il sovrano. Le costruzioni, tutte le costruzioni, finisco subito questa parte storica, le costruzioni tutte dicono chi è il sovrano, cioè dicono come Alice nel Paese delle Meraviglie, chi comanda qui? E le costruzioni liberali dicono il popolo è sovrano. Tutte le costruzioni, provate a fare una prova, andate su internet, costruzioni, e vedrete che tutte cominciano così. La sovranità appartiene al popolo. La Costituzione italiana invece, prima di dire chi è il sovrano, dice su che cosa è fondata, cioè è fondata sul lavoro. Cioè prima di dire chi è il sovrano dice la natura della Repubblica. La natura della Repubblica è sociale perché è fondata sul lavoro, che è insieme un diritto e un dovere. Questa è la storia. Quindi l'idea di un'Italia migliore, di un'Italia che avanza nella società, nella civiltà, nel diritto, è perché il lavoro è il fondamento di questa costruzione. Giriamo pagina. Così, ed è stato così per 30 anni. Tu parli lui per 30, di 30, 30 anni gloriosi in cui la Costituzione... Qui ci sono un po' di persone che per età se lo ricordano, lo possono dire, per 30 anni questa idea della Costituzione, in qualche modo attraverso sacrifici, lotte immense, tragedie, repressioni, però si avvicina all'idea della Costituzione, no? Adesso per farla brevissima, per la prima volta in Italia, in quei 30 anni gloriosi, i figli dei contadini, di operai, di impiegati, sono andati all'università e si sono laureati, per la prima volta nella storia del paese. Speriamo che non sia l'ultima, ma insomma certamente era adesso la più difficile, era prima. Certo. Perché adesso, speriamo che non sia l'ultima, perché adesso è già molto più difficile. Ma per dirne una sola, ma voi pensate a che cosa è stata, vediamo troppo per le lunghe, ma che cosa è stata il diritto alla salute? Adesso, siccome noi ci abbiamo fatto un po' l'orecchio, ma prima di queste lotte e di quella costruzione si curavano solo i ricchi. E con le opere di misericordia, quei poveri che erano investiti dalle opere di misericordia. L'idea che tu potessi, in quanto persona, avere diritto alla prevenzione e alla cura è un'idea che si afferma col Servizio Sanitario Nazionale, e potremmo andare avanti così. Quindi c'è un'espansione dei diritti. Esattamente. Per i 30 anni. E per quelli che lavorano, i contratti di lavoro erano ordinari. Tu ogni X anni facevi la lotta per il contratto di lavoro che serviva a migliorare le tue condizioni. Come le riforme di una volta, non quelle di adesso che sono quelle che ti tolgono qualche cosa. Le riforme di una volta erano quelle con cui conquistavi qualche cosa, no? Appunto, la sanità, la scuola, eccetera. Bene. Per 30 anni grosso modo va avanti così. Saltiamo ad oggi, in modo che poi vediamo il morto e l'assassino. Se oggi noi abbiamo un paese in cui il 44%, 44,5% è disoccupato, quindi dei giovani, primo punto. Fondato sul lavoro di chi è? Uno su due quasi dei giovani disoccupati, il 12% di tutta la popolazione è disoccupata, la condizione prevalente di accesso al lavoro è la precarietà, è il contratto a termine, è quello che finisce e non sai più cosa ti succede il giorno dopo. Da non confondere con la flessibilità. No, assolutamente, no, proprio la precarietà. I nostri figli, tutti sono così. I contratti di lavoro non ci sono pressoché più, ma non solo dei poveracci, anche nel pubblico impiego non c'è più il contratto di lavoro. Ho visto una cosa adesso singolare, per dire come è cambiato il mondo, che siccome si affaccia il rinnovo contrattuale, per esempio nel settore dei chimici, il padronato chimico ha chiesto di avere indietro 79 euro da parte dei lavoratori.
Cioè il contatto viene fatto dai padroni, si diceva una volta, che chiedono indietro dei soldi perché dicono ve li abbiamo, ci siamo sbagliati, ve ne abbiamo dati troppi. E tu parli del rovesciamento, una delle, esatto, diciamo, del il cuore di questo pamphlet è proprio il rovesciamento del rapporto di classe. Esattamente, insomma, no? Infatti la tesi che vorrei sostenere, appunto, l'assassino, disoccupazione, precarietà, perdita di contatti, leggi, prima le leggi erano tutte a favore del lavoro, favore, insomma, aiutavano il lavoro, statuto dei diritti dei lavoratori, articolo 18, garanzie di dignità individuale, adesso tutte le leggi vengono fatte per togliere diritti e poteri e attribuirle all'impresa. Appunto, come veniva detto da Alessandra, che cosa è? È intervenuto il rovesciamento del conflitto di classe. Quindi per paradosso, come ti cito, se un costituzionalista oggi dovesse scrivere l'articolo 1 ex novo, dovrebbe scrivere la Repubblica Democratica, la Repubblica Italiana è una Repubblica Democratica, e già... Non esagererei, direi l'Italia è una Repubblica poco democratica, fondata sul mercato, fondata sulla sul finanza. Mercato. Cioè tu sostieni che oggi è il mercato la vera ideologia e che poi determina il pensiero unico. Esatto. Cosiddetto pensiero unico. Il vero sovrano è il mercato. C'è la domanda, chi comanda qui? Comanda il mercato. Poi ci sono, diciamo, quelli che fanno finta di comandare, ma chi comanda davvero è il mercato. Ma questo è un fallimento della politica. La politica però è morta, la politica è stata uccisa dal mercato. Vogliamo fare un caso fuori dall'Italia? Scusate, in Grecia si fanno le elezioni? Vince una coalizione come quella di Syriza, ha un programma e vince per quel programma. In un paese, se fosse Repubblica Democratica fondata sul, farebbe quel programma. Se avesse vinto 30 anni fa, cosa sarebbe successo? Avrebbe fatto quel programma. Adesso loro provano a fare quel programma, ma quelli che in Europa rappresentano il mercato, la Banca Centrale, il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea, cioè i sacerdoti del mercato, li chiamano e gli dicono: guarda, non lo potete fare. Non lo potete fare, perché voi avete contratto, non voi, i vostri padri hanno contratto un debito e se non lo pagate tutto noi vi mettiamo fuori. E se voi volete difendere le pensioni che avete, mandate, voi non potete farlo perché è incompatibile con l'andamento del mercato, che chiede che le pensioni vengano tagliate, che chiede che la spesa sociale venga tagliata. Perché? Perché non è compatibile con l'andamento generale dei mercati, che chiede invece un'altra cosa. E quei gloriosi combattenti e poveri diavoli provano in tutti i modi a portare a casa la pelle contro invece una dittatura del mercato. Ma scusate, noi in tutta Europa non siamo governati così da almeno 25-20 anni. Altro esempio, voi sapete che regolano i rapporti economici europei i trattati di Maastricht. I trattati di Maastricht definiscono due grandezze che non possono essere superate se no ti tagliano le mani, che sono il debito e il deficit. Cioè il debito è quello che tu fai ogni anno, se spendi di più, il deficit è quello che accumuli nei 6 anni. L'uno non può essere superiore al 3 e l'altro non può essere superiore al 60. Facciamo finta che vada bene così. Domanda, debito e deficit, secondo voi c'è una grandezza che è comparabile con questa importanza? Sì, l'occupazione. L'occupazione è importante come il debito? Sì. Perché non c'è scritto che tu non puoi superare il 3% del debito e non puoi superare, che so io, il 5% della disoccupazione? Perché non c'è scritto? Perché il debito è legato all'andamento delle monete e della finanza, l'occupazione è legata soltanto alla tua condizione, se non ce l'hai peggio per te. Cioè questa condizione è una condizione che regola le politiche europee. Tu puoi mandare al governo chi vuoi, tanto quelli determineranno questo corso. È così che muore la politica. Però anche questo è un omicidio, cioè è stata uccisa l'idea dell'Europa. Esattamente. Perché l'idea dell'Europa era bellissima, era un'idea
di cui si è anticipato, e forse lì è stato fatto, diciamo, un balzo in avanti azzardato, soltanto, diciamo, la parte monetaria, però doveva seguire un'Europa delle culture, un'Europa delle solidarietà. Abbiamo visto che per esempio per la questione di immigrazione non è così. Ma però non si può lasciar perdere, io credo, no, non ci sia una possibilità di tornare indietro. L'Europa era una promessa, è stata una promessa, perché è evidente, è abbastanza evidente, se tu hai un mercato mondiale che è sempre più unificato, hai delle potenze gigantesche in campo, no? Allora se tu rimani schiacciato in un paese, la tua autonomia viene strangolata prima o poi da questi meccanismi giganteschi. Se tu invece hai come base della politica un continente, guardate quello che stanno facendo in Sud America, si può discutere, ma lì la politica vive, perché vive la democrazia e vive la partecipazione popolare, e non si sono fatti strangolare dalle politiche di austerità, hanno fatto delle loro politiche autonome. So bene che il Venezuela è diverso dal Brasile e il Brasile dall'Argentina, ma tutti insieme, appunto, hanno costruito un'idea della politica, che è un'idea di una costruzione sociale per cui i mercati devono venire a patto, non mai che li schiacci, no, però facciamo un compromesso. Tu hai la possibilità di crescere in aumento della produzione, competitività delle merci, e tu mi dai in cambio piena occupazione, tendenza alla piena occupazione, diritti sociali, eccetera. Benissimo. In Europa questa cosa non è stata fatta. Quindi la promessa europea, che era più avanzata addirittura, in realtà è stata, eccolo qui, è stata uccisa. Da chi? Dallo stesso assassino che ha ucciso l'articolo 1, che è? Si chiama capitalismo finanziario globale. Questo è tutto Bertinotti, ovviamente. Cioè, la politica è morta perché non vede l'avversario. Cioè, noi ogni volta la discussione è il nome di un capo del governo, di un assessore, di un consigliere, che naturalmente sono importanti. Mi sembra che tu, Presidente, tu dica che appunto siamo in perenne campagna elettorale, no? Esattamente. Ma invece quelli là non sono mai in campagna elettorale, quelli che decidono non sono mai in campagna elettorale, perché non li può buttare giù nessuno. C'è qualcuno di noi che può decidere chi è il governatore della Banca Centrale Europea? C'è qualcuno di noi che può decidere con un voto chi è il direttore del Fondo Monetario Internazionale? Decidono più loro o i capi del governo? Chi decide di più? Decidiamo noi con il voto la Commissione Europea? No. Allora, no, noi la cosa impressionante è che noi viviamo in una condizione apparentemente democratica e in realtà viviamo in una condizione non democratica, tanto che gli studiosi, è vero Alessandra, si esercitano a trovare nomi, democratura, società post-democratica, insomma mille nomi per dire che in realtà non è più una società democratica. Infatti, se noi, quando noi andiamo a votare, ci è chiesto chi deve governare, ma non ci è chiesto per quale politica deve fare. Cioè, tu puoi scegliere il governo, ma non puoi scegliere la politica del governo, perché la politica del governo la decidono la tecnocrazia, il mercato, il capitalismo finanziario, e tu sei semplicemente un suddito, non sei più un cittadino, sei un suddito. C'hai l'apparenza della democrazia e c'è la sostanza di una cosa che i classici conoscevano, si chiama oligarchia. Ecco, la domanda conseguente, che penso poi sia una domanda che serpeggia sempre nei dibattiti cui partecipi, è la sinistra radicale ha avuto, la sinistra in genere, la sinistra radicale anche, ha avuto un'opportunità di determinare la politica, e questa opportunità, cioè questa sfida di governare, l'ha persa. Quindi tra i complici di questo omicidio, cioè, diciamo, ci si può mettere, sì, siccome tu sei onesto intellettualmente, certo. Anche la sinistra, assolutamente sì, cioè, sì, no. Noi abbiamo le nostre colpe, cioè, noi come generazione, perciò è bene che chi c'ha, cioè, queste non avete colpe, accettato la sfida di si tira un po' indietro dalla politica, la sinistra quando deve governare, cioè, la sinistra questa cosa. Forse dico una cosa impopolare.
La mia tesi è che la sinistra in Europa ha governato di più quando non è stata al governo che quando è stata al governo. Ma questo non va bene. Cioè la mia idea è che la sinistra in Europa, prendiamo l'Italia così ce l'abbiamo vicina, secondo voi la sinistra ha contato di più in Italia negli anni 60 e 70 o nella fine degli anni 90 e 2000? Quando ha contato di più? Cioè ha contato di più col Partito Comunista all'opposizione e la grande costruzione dei sindacati, dei consigli, della politica dell'unità sindacale, dei grandi contratti, oppure invece con i governi, metteteci voi i nomi che volete, compresi quelli di Prodi. Quando ha contato di più? Proviamo a vedere i risultati. Allora, questa storia del governo va, lo so bene, anch'io sono cresciuto con lo slogan è ora di cambiare, il PC deve governare, anch'io. Però se stiamo alla storia, noi vediamo che le maggiori conquiste sono state realizzate non dal governo ma dall'opposizione. Attenzione, questo non vuol dire che allora non bisogna andare al governo, Vuol dire un'altra cosa, che quello che decide sono i rapporti di forza sociali, cosa di cui ci siamo dimenticati. Quello che decide sono i rapporti di forza sociale. Non è che fai una politica perché hai deciso che mandi al governo una persona brillante o capace, come volete voi. No, decidono i rapporti di forza sociale. Allora, la lotta di classe, tu puoi anche dire che non c'è, tanto c'è lo stesso. Non la chiami più così, perché è un po' vetero come termine. Warren Buffett, che è uno degli uomini più ricchi del mondo, aperta parentesi, per dire in che mondo viviamo, 82-83 persone hanno la ricchezza equivalente a quella di 3 miliardi e mezzo di persone. Cioè, questo è il mondo, 83 miliardi e mezzo. E ancora il mondo. Quando io facevo il sindacalista, un operaio, tra l'amministratore delegato della Fiat e l'operaio, c'era un rapporto di 1 a 50, 1 a 55. Oggi il rapporto è 1 a 600, non a 70, a 600. Questo è il mondo. Il mondo è il mondo in cui la diseguaglianza si sta affermando come condizione esistenziale. Non si discute. La diseguaglianza è il motore di questo tipo di capitalismo. La diseguaglianza. Ma per questo ti chiedo se la sinistra, quando ha avuto la possibilità col governo Prodi di avere in mano degli strumenti per determinare politiche eccetera, quella è stata l'ultima occasione. Io penso, tu poi so che con, sì, insomma, con Prodi, no, però ma non è questo. Il governo Prodi, lo ricordiamo, per ammissione dello stesso Prodi è caduto per Mastella, no? Sì, diciamo, sì, come dato oggettivo, perché molti dicono che è caduto per Bertinotti. E detto questo, però, c'era nel corso dell'ultimo periodo una situazione in cui tu già dicevi ha fallito, sì, è un brodino caldo, ecco, quelle sono cose ormai sepolte, lontane, però forse è stato l'ultimo momento in cui questa descrizione che tu fai forse poteva esserci un altro scenario. Secondo me quella ormai era persa. La gente se lo chiede, io lo so. Sì, lo so. Lì era persa. Invece prima e dopo la cosa interessante. Prima e dopo. Allora, 2005-2006 secondo me ormai non c'era più niente da fare. Ci abbiamo provato, non c'era più niente da fare. Invece fine del secolo scorso si poteva. Fa un po' impressione. Cioè, verso la fine del Novecento, quando in Europa, voi ve lo ricordate, la stragrande maggioranza dei paesi europei è governata da governi di centrosinistra. No? In Italia c'è Prodi, il centrosinistra, in Francia c'è Jospin, in Germania c'è Schröder, in Gran Bretagna c'è Blair, in Spagna eccetera. Quindi la stragrande maggioranza dei paesi sono governati da governo di centrosinistra. Faccio notare che stiamo, adesso
ci vorrebbe fare una lunga discussione, la faccio breve. Siamo dentro il grande cambiamento, perché comincia la globalizzazione capitalistica, cioè comincia la grande rivoluzione, quella che adesso è sotto gli occhi di tutti, no? Ma allora proprio comincia l'unificazione dei mercati, il salto tecnologico, le nuove innovazioni, l'arrivo di internet, cioè, cambia tutta la scena, no? Il mondo si tende a unificarsi, eh? In questa Europa ci sono i governi di centrosinistra. Uno di questi governi, uno e uno solo secondo me, ci prova a non accettare il corso delle cose, che è quello che invece si vedrà appunto Maastricht, cioè non con la costruzione della moneta, che si poteva benissimo fare, ma con invece un'idea di strangolare la moneta unica sotto il dominio delle politiche di compatibilità economica, cioè non c'è niente da fare, dovete ridurre il debito, se spendete per la sanità dovete tagliare la spesa sanitaria, non mi importa cosa succede, le pensioni, ma voi vi ricordate il taglio delle pensioni, sistematico, noi abbiamo avuto una vicenda in cui cominciamo con i salari, con il taglio della scala mobile, veniamo avanti con i tagli successivi, toccano le pensioni, pensate alle pensioni fino a quelle di anzianità che vengono colpite, il Servizio Sanitario Nazionale viene tagliato drasticamente, eccetera. In questa condizione un governo, quello francese, ci prova. Adesso lasciate stare se vi piace o no la misura, ma per dire che ci prova... 35 ore. Esattamente. Fa una cosa al contrario di tutti gli altri. Invece di fare una misura a favore dell'impresa, fa una misura a favore dei lavoratori. Introduce per legge le 35 ore. Cioè dice, voi avete un aumento di produttività, redistribuitelo. Invece che redistribuirlo in termini di salario, lo redistribuiamo in termini di occupati. Formula italiana, Pier Carniti, lavorare meno per lavorare tutti. Va bene? Noi diciamo a Prodi e al governo Prodi, agganciamoci ai francesi. Facciamo un asse italo-francese e mettiamo in discussione Maastricht e proviamo a fare un'Europa sociale mettendo in discussione Maastricht, chiedendo la modifica di Maastricht, introducendo il parametro dell'occupazione e andando in una direzione diversa da questa. Lì, secondo me, comincia la mutazione genetica del centrosinistra, quando in realtà la locomotiva diventa non Jospin ma Blair. Cioè diventa una locomotiva secondo la quale bisogna adattarsi al nuovo regime. Che è il modello di Renzi. Esattamente. Che bisogna adattarsi. Ormai il mondo è questo, cara la mia gente, bisogna adattarsi. E se questo mondo chiede che il lavoro diventa precario, bisogna adattarsi, perché bisogna competere, e si compete solo così. Ci sono i cinesi che abbassano il costo del lavoro, ci sono gli orientali pure, noi dobbiamo competere anche noi su questo terreno. Questa è l'idea. Io ho conservato, venendo ai giorni nostri, avendo citato Renzi, un corriere di martedì 26 maggio, quindi recentissimo, prima delle elezioni liguri, amministrative anche in Liguria, con un titolo che volevo commentare con te, il Premier, due punti, no al bertinottismo 2.0. Cioè, diciamo, vorrei da te un'interpretazione autentica di quello che è considerato il bertinottismo. In questo caso sappiamo che in Liguria il PD si è spaccato sulla candidatura uscita dalle primarie, Cofferati poi è uscito dal PD e c'è stato un candidato alternativo promosso, sponsorizzato da Civati, anch'esso uscito dal PD. Questo, secondo Renzi, questo è bertinottismo 2.0. L'obiezione che io gli faccio non è un'obiezione, come dire, di difesa, perché non c'è niente da fare. Secondo me l'errore è di ripetere una formula che non c'è più. Vabbè, il bertinottismo è troppo piccolo, non c'è mai stato. No, ma non c'è più né il centro. Scusate la presunzione. L'errore non è quello di attaccare Bertinotti, che se ne importa. L'errore è quello di ripetere lo schema della sinistra moderata oppure del centro-sinistra e della sinistra radicale. Quello schema è sbagliato perché non c'è più. L'una, il centro-sinistra, non è più centro-sinistra, l'altra, la sinistra radicale, non c'è perché è dispersa, perché è disgregata, perché è stata sconfitta. Allora,
E, scusate, ma è così vero? Se voi guardate il panorama europeo, vi pare che la raffigurazione sia questa? Oppure, quando una sinistra nasce, non è il Bertinotti punto 2, è Podemos, è Syriza, ma è un altro mondo. Questa è una domanda, cioè, che mi ero segnata, ma perché? Come si fa a non vederlo? Ecco, ma perché in Spagna nasce Podemos, in Grecia Syriza, e in Italia a sinistra del PD, che poi a me sembra ci sia un'autostrada, c'è molta gente non rappresentata, che non si sente rappresentata, non succede niente, cioè ci sono delle liste litigiosissime che implodono, piene di protagonismi molto settarie, cioè perché in Spagna nasce un movimento come Podemos che addirittura produce due sindaci delle città più rappresentative e invece in Italia non succede niente? Qual è il male italiano? Anche perché, qui ci sono degli assassini. Perché si rimane legati alle formule che non hanno più niente da dire. Cioè questo è il punto. C'è una coazione a ripetere. L'uno prova a ripetere il centro-sinistra, l'altro prova la sinistra radicale. Non funziona più. Quel mondo lì a cui io appartengo è finito. Ieri l'ha detto Valli sul giornalismo. Ma è così, ma guardate, cioè, io lo dico con sofferenza perché a nessuno fa piacere dire che è finito, però è finito. Se si vuole fare rinascere una sinistra, si deve fare rinascere al di là di queste storie a cui io appartengo. Non esce da una costola nostra, né mia né, diciamo, figurarsi, di Prodi. No, non c'è più. Quella storia è finita. O la sinistra prende atto che quella storia è finita e ricomincia da capo, oppure non va da nessuna parte, perché la gente continuerà a astenersi, o a votare per protesta, o a votare Grillo, o rischia di votare persino Salvini, ceti popolari. Ma perché lo scontro in questo momento non è tra la sinistra e la destra, perché come diceva Gaber non si sa cos'è la sinistra, lo scontro è tra l'alto e il basso della società, lo scontro è tra il popolo e le élite, ed è per questo che formazioni che fino a 10 anni fa non volevano dire niente, oggi prendono valanghe di voto. Perché? Perché sono formazioni che denunciano il dominio delle élite, delle classi dirigenti, e prendono il consenso. Allora, per tornare alla tua domanda, ti faccio notare che sia Podemos che Syriza 10 anni fa non esistevano. La lezione è: nasce qualcosa che prima non esisteva, non nasce qualcosa che modifica un po' quello che c'era prima. In Spagna c'è un grande partito socialista che ha governato per 30 anni. Con gente famosissima, con grandi leader, certo, come Papandreou, il PASOK, che è stato il partito della rivolta contro i colonnelli, un grande partito di massa, va bene? Scomparso, cancellato. Il partito conservatore, l'equivalente della nostra Democrazia Cristiana, non c'è più. E Syriza, che è la nuova formazione di sinistra che vince le elezioni, non prende il 10%, vince le elezioni, si costituisce su una base totalmente nuova, totalmente nuova. I miei amici, alcuni dei quali dirigono Syriza come Tsipras o come Varoufakis, stavano in un partito che si chiamava Sinaspismos, che prendeva l'1,8%. Se avessero proseguito con Sinaspismos, al massimo sarebbero arrivati al 3%. Invece sono entrati, rimettendo in discussione tutto, in un processo di costruzione nuova, di una nuova formazione. Syriza, prima di presentarsi alle elezioni, ha fatto i servizi sanitari, ecco, questo cooperativi, le mutue, le mense per i poveri, l'organizzazione di nuove cooperative sociali di lavoro. Cioè si è insediato in una società travolta dalla povertà, dalla miseria, dalla distruzione, e è diventato un grande servizio sociale partecipato prima di presentarsi alle elezioni. E il nuovo partito non è nato dalle vecchie formazioni politiche, ma da questo processo di costruzione di una nuova realtà sociale. E nemmeno intorno a una leadership, è nato su un orizzonte. E se andiamo in Spagna, Podemos, come sapete tutti, nasce dagli indignados, cioè nasce da
realtà di giovani e meno giovani che occupano la piazza. Tutti i nuovi fenomeni nascono dalla piazza, non dai vecchi partiti, dalla piazza, e nascono componendo forme totalmente diverse, totalmente nuove, per forme di organizzazione, per forme di democrazia, per organizzazione della leadership. Cioè, che da noi non può essere il Movimento 5 Stelle. Che non può essere il Movimento 5 Stelle perché cattura questa protesta dentro uno schema che non è quello di cui stiamo parlando, cioè uno schema di sinistra e progressista. Attenti però, che Podemos, che come tutti sapete ha uno schema che noi chiameremmo di sinistra, per loro definizione non si dicono di sinistra. Quando chiedono al leader di Podemos, che dice di essersi costruito sugli studi di Gramsci, ma la sua formazione politica, Podemos, è di sinistra, dice no, non è di destra, è di sinistra, è quella che fa, è quello che fa. Perché fa questa operazione? Perché appunto pensa che va ricostruito dal nuovo il protagonismo politico. Non so se riesco a spiegare questa cosa. Se noi continuiamo a pensare che la salvezza ci verrà prendendo un pezzo di qui e un pezzo di là di quello che preesiste, lasciate stare a me, non ci siamo fuori discussione, è finita quella storia lì, ma poi prendete anche da quelli che non si va da nessuna parte, perché è uno schema che è inaridito. È inaridito, perché i partiti di governo sono partiti che tendono semplicemente a vincere le elezioni, non a qualificarsi su cosa fare, ma a prendere il consenso per vincere le elezioni. Poi guardate, dai, lo sapete bene tutti, ecco, guardate, qui stiamo parlando nell'Italia migliore, ne dicevo con Alessandra prima, lo testimonia, non è una captatio benevolenzi, io faccio il viandante ormai per l'Italia, appunto, a fare incontri, conferenze, liberissimo, lezioni all'università. Vi prego di credere che voi vivete in una condizione incomparabilmente superiore a quella della media del paese, non parliamo di quella delle grandi città, perché mentre l'Italia è stata per tanto tempo, ha avuto la vetrina nelle grandi metropoli, se volevi vedere l'Italia dinamica dovevi andare a Milano, a Torino, ma persino a Roma, Oggi se vuoi vedere l'Italia migliore vai a Fano, a Lucca, a Modena, a Ravenna, va bene? Ma voi non... Forse non andate in giro a vivere, non vi rendete conto della diversità radicale di vivibilità. Qui si vive civilmente, a Roma si vive incivilmente, quotidianamente. È proprio una cosa che tu tocchi direttamente con mano. Oggi la risorsa dell'Italia è in quella che è stata chiamata l'Italia minore, ma di gran lunga. Per cui voi... per quanto so bene come la disoccupazione è morta anche qui, la precarietà e tutto, in qualche modo siete meno esposti alla devastazione. Qui introdurrei, interrompendoti, questo concetto di solitudine. Esattamente. Perché cioè, qui resiste. Qui resiste ancora una coesione civiltà, sociale. Una civiltà. La coesione sociale permette anche un controllo, controllo in senso buono del territorio, e quindi una qualità di vita, un rispetto degli altri, eccetera. E quello che tu metti in luce, parlando di lavoro, ma vale anche proprio per la società italiana, è questo enorme senso di solitudine. La solitudine è quello che questa società sta costruendo, questo dico una cosa molto impegnativa, sta costruendo davvero un uomo funzionale al mercato. Guardate. Nuova tipologia umana, esatto. Lavoratore traumatizzato, consumatore indebitato, cito il libro. È così, cioè loro non si accontentano più di avere semplicemente un consenso, vogliono entrare nella tua testa, vogliono in qualche modo conformarti in modo che tu sia un meccanismo interno a questo gigantesco meccanismo, un anello della catena. Ma loro chi sono? La Spectra? Loro è davvero, come diceva, in questo Marx aveva ragione. Le idee dominanti sono le idee delle classi dominanti. E quindi loro sono il capitalismo, sono una cosa più importante che 10 dirigenti, 100 dirigenti, 1000 dirigenti. È un modo di formazione, Gramsci lo aveva capito benissimo, è un modo proprio di costruzione del modo di pensare. Allora, appunto,
l'antropologia che tende a essere costruita è un uomo solo e come consumatore assolutamente indebitato, perché in qualche modo deve cercare di vivere e sopravvivere, quindi come gli stati anche lui si indebita, e come lavoratore traumatizzato perché è indotto ad avere sempre e solo paura di quello che gli può succedere. Cioè è precario anche quando è stabile, è sempre precario. Questa costruzione fa sì che loro non hanno più bisogno del consenso attivo, cioè che tu dici hai ragione, no, non devi dirgli hai ragione, basta che lo lasci fare, cioè basta che tu consideri che quello che fanno è l'unica cosa che si può fare, cioè l'idea della ineluttabilità. I governatori oggi non ti chiedono più se sei d'accordo o non sei d'accordo, ma se o mangi questa minestra o salti dalla finestra. E quindi l'idea è la costruzione che non c'ha alternativa, che non sia unico, cancellare l'alternativa. È così vero che adesso, no, spero di non apparire blasfema, in tutto l'universo conosciuto delle prese di posizione politiche sembra che l'unico ad avere un'idea alternativa della società sia il pontefice. Stavo per farti questa domanda, ma è una cosa, sarà una cosa importante, no? Perché in effetti l'enciclica uscita in queste ore sull'ambiente è straordinaria anche per un laico, perché contiene delle parole di verità e una percezione della realtà che manca totalmente alla classe politica. È straordinario anche il passaggio che fa sul salvataggio delle banche fatto a discapito, lo dice il Papa, non Bertinotti 2.0, il salvataggio delle banche fatto a discapito dei popoli, e la questione ambientale che è centrale. Quindi, insomma, in realtà il Papa è questo che voglio invitarci a riflettere. Il punto più avanzato. Perché? Cioè, tutti noi che abbiamo una certa età, quei più giovani in meno, ma noi che siamo una certa età, siamo abituati a sapere che le parole di critica della società capitalistica se vengono dalla politica, no? Così abbiamo fatto. Da tutti noi abbiamo nelle orecchie le cose importanti che vengono da questa storia. Ma per quale ragione, almeno in Europa, noi non siamo in grado di dire il nome di un solo leader politico o capo di Stato che abbia detto delle cose paragonabili a quelle dell'ultima enciclica? In cui, affrontando la questione ecologica, adesso anche qui non voglio essere blasfemo, sembra che il Papa abbia il coraggio di usare elementi della cultura marxiana con grande scioltezza, come quando si usano i classici. Tutti noi, no? Se noi usiamo i classici, non è che ci chiediamo da che parte era, se dobbiamo citare Leopardi, è Leopardi. E quindi usa Marx come un classico. Non gli attribuisce la paternità dell'Unione Sovietica, gli attribuisce il pensatore critico, no? Del resto, anche simbolicamente, qualche mese fa hanno fatto beato Monsignor Romero. E guardate, questo nato, come sapete, fu ostacolata la beatificazione prima, fanno la beatificazione adesso, con questo pontificato, e vorrei ricordarvi. Perché fu ucciso Monsignor Romero? Certamente una delle ragioni per cui fu ucciso fu questa frase celebre che disse: se faccio la carità a un povero, vengo considerato un buon cristiano, se cerco di individuare le cause che producono la povertà, mi dicono che sono un comunista. La beatificazione di Monsignor Romero va insieme al pensiero del pontefice. In questa enciclica è gigantesca per mille cose, ma guardate che anche nel mondo politico di sinistra ecologia e questione sociale vengono considerate separatamente. Se voi ci state un po' attenti con l'orecchio, i Verdi parlano dell'ecologia. Diciamo, noi sindacalisti in pensione o giovani parliamo della questione sociale, dell'occupazione, del lavoro, della giustizia sociale. Il Papa parla di tutte e due mette insieme, non li aggiusta, li mette insieme, ecologia
è questione sociale, le tiene insieme come elemento di previsione, di promessa di una nuova società in cui l'uomo cammini su questa terra, e si rivolge perciò non solo ai credenti ma a tutti gli uomini di buona volontà per intraprendere questo nuovo cammino. Allora io mi chiedo e mi chiedo, per quale ragione questa, una parola così profetica può venire soltanto da una cattedra come quella del pontefice e non da una cattedra come quella della politica e degli stati? Ci sarà una ragione in questo? E la ragione è che la politica come ambizione è morta in Europa, e invece il Papa è vivo, questo è il punto. Ed è vivo, se mi lasci dire ancora una cosa, Alessandro, su questo punto, io non sono uomo di chiesa, come chi mi conosce sa. Per questo è interessante. Sono non credente. Ma la cosa impressionante è la capacità che ha avuto la Chiesa in un passaggio difficile della sua storia di compiere, me lo lasciate dire, un passaggio rivoluzionario. Perché anche la Chiesa, come la politica, stava in crisi, e ancora lo è, sta in crisi. Che il distacco dalle popolazioni, la crisi, le chiese vuote, l'avete sentito dire tante volte, la pedofilia, no? Che ha colpito la corruzione nell'ecclesia, la pedofilia, cioè i mali della chiesa e la distanza dal popolo dei fedeli, era molto vissuta. Ma la chiesa fa un passaggio imprevedibile, un papa considerato, secondo me giustamente, conservatore, però mostra una grandezza imprevedibile con un atto sconosciuto, le dimissioni da Papa. E questo atto rivoluzionario, con cui mette la sua fragilità di uomo di fede a contrasto con il potere di un'istituzione gigantesca come quella ecclesiastica, la sfida, e con le dimissioni in qualche modo ne incrina la potenza, fa sì che possa uscire un Papa come quello che viene dall'altro mondo, che senza quell'atto non sarebbe mai diventato Papa. Ora, questo elemento ci fa riflettere sulla forza dell'atto rivoluzionario. Ma l'atto rivoluzionario lo fai quando stai in un corpo vivente, e questa è la cosa su cui insisto. Oggi invece la politica, per come si presenta nelle istituzioni, non quella che fanno le persone nei luoghi di lavoro, nella società, nella cooperazione, no, quella delle istituzioni è priva di qualunque capacità di attrazione. Però anche la società italiana è anemica. Ho l'impressione che la capacità di reazione della società italiana sia diluita, sono, diciamo, una società spenta, una società piegata, perché altrimenti non si spiega perché non c'è una reazione più forte. Forse deve parlare con un microfono, così la sentono tutti. Grazie. Da più di 30 minuti mi sto portando dietro una domanda che ha rischiato anche di distrarmi, ma non è successo, perché l'articolo 1, la Repubblica è fondata sul lavoro, è il 50% dell'articolo 1. Mi sto chiedendo come mai il presidente Bertinotti non sia stato stuzzicato, mi scusi la provocazione, dal resto dell'articolo 1, dall'altro 50%. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, che è un argomento di grande attualità se coniugato con i dati dell'astensionismo recente, delle recenti elezioni, e questo mi pareva, come dire, un argomento di grande interesse da trattare, oltre che di grande attualità. Ecco, sarei curioso di avere il suo parere su questa seconda parte coniugata con i dati elettorali dell'astensionismo. Grazie.
Grazie a lei. Sì, sì, vai. Confesso una curvatura, diciamo, nel mio ragionamento che va denunciata, ecco. È vero, lei ha colto benissimo. Io metto molto l'accento più su quella prima parte che sulla seconda, perché senza essere deterministico, cioè penso che la seconda dipenda larghissimamente dalla prima. Cioè io penso esattamente come pensava Dossetti, esattamente. Cioè penso che la sovranità appartiene al popolo solo se la Repubblica è fondata sul lavoro, altrimenti non è vero. Cioè, altrimenti è una costruzione attraverso la quale tu separi il cittadino dalla sua condizione sociale e apparentemente li rendi uguali nel voto. In realtà lasci vivere totalmente la diversità tra chi ha il potere e chi non ce l'ha, tra chi è ricco e chi è povero, tra chi ha i mezzi per poter effettuare la sfida della vita e chi non li ha. Dunque, nella mia tesi è evidente che quando cade la prima, per forza cade la seconda. E quindi noi siamo andati ad essere sempre di più un paese non democratico perché è venuta a mancare la ragione sociale della democrazia. Cioè la democrazia vive se noi andiamo verso l'eguaglianza, ma se la disuguaglianza diventa imperante, se appunto 80 persone hanno il reddito di 3 miliardi e mezzo, quelle 80 persone decidono per tutti, è del tutto evidente. Se noi abbiamo un potere economico così come quello finanziario, concentrato nelle banche, nei capitali finanziari, che è in grado di muoversi ovunque, mentre gli immigrati devono sprofondare nel mare, è evidente che c'è una simmetria di potere, che gli uni comandano e gli altri no. Allora, siccome la popolazione viene spogliata di potere e lo sente, prima o poi decide di uscire dal recinto della politica e scegliere l'astensione o il voto di protesta. Infatti, i governanti lo sanno e sono andati adesso vi rubo pochissimo tempo su questo, sono andati progressivamente restringendo anche con le loro mani la democrazia. Provate a vedere il corso degli ultimi 25 anni in Italia. Noi abbiamo fatto leggi elettorali sempre più con caratteristica maggioritaria, nel senso che anche se non prendevi la maggioranza te la regalo io. Chi faceva la legge immaginava che non poteva più governare come prima col consenso popolare e quindi doveva costruire un marchingegno che supplisse a questa mancanza. Qual è il più semplice? Il premio di maggioranza. Secondo, veniva progressivamente a ridursi il rapporto tra la partecipazione popolare e gli istituti della democrazia rappresentativa. Prima io ho esagerato per la mia vocazione di opposizione a dire che abbiamo governato più dall'opposizione che dal governo, però un po' è vero. Ma perché? Esempio concreto, 1970, nasce lo Statuto dei diritti dei lavoratori, vero? Sappiamo tutti? Sì, ma come nasce? Nasce perché nel 69 i lavoratori metalmeccanici, uniti nel sindacato unitario dell'FLM e del sindacato dei consigli, ingaggiano una battaglia che diventerà famosa con la definizione di autunno caldo e conquistano un contratto che precede lo statuto e incorpora già degli elementi che poi entreranno nello statuto. Cioè, quel Parlamento decide così, malgrado la sinistra sia l'opposizione e il governo sia democratico cristiano, perché è permeabile dal conflitto sociale e dalla partecipazione. Cioè la democrazia, Dossetti e Togliatti tutte e due lo sapevano, si chiamava democrazia progressiva o integrale, cioè voleva dire che tu partecipavi alla formazione delle decisioni. Loro cosa fanno? Recidono questo meccanismo e fanno sì che il Parlamento non sia più, adesso onestamente, un luogo di decisione, perché il luogo di decisione si sposta sul governo. Il governo prende il posto del Parlamento. Ve lo dico tecnicamente, avendo fatto qualche anno. Sì, non ti ho presentato come presidente della Camera, ma è una cosa a cui mi lo devo. Perché? Perché progressivamente non si è votato più leggi parlamentari, ma decreti legge.
cioè il governo che d'imperio fa una cosa che si chiama decreto, te lo mette lì e entro 60 giorni oppure la fiducia, che è la stessa cosa del decreto. Quindi hai tolto il rapporto con il conflitto sociale, l'hai rinchiuso dentro, hai concentrato tutta la forza sul governo, hai fatto una legge elettorale per cui quello che decide è chi governa, appunto fottendosene del fatto se ti astieni o no. Anche se ti astieni al 60%, col 40% formi il governo, anzi, con la metà, e quindi col 20% formi il governo. Questa cosa è evidente che alimenta la sfiducia e la separazione del popolo dalle cose, ma è fatto apposta, perché attraverso questo meccanismo tu governi anche senza il consenso. È così. Questo è il meccanismo. Per lasciarci non in maniera depressiva, perché un filo di speranza ci vuole sempre. Allora, tu finisci il libro citando un proverbio ebraico, no? Dice che quando non vedi sentieri davanti a te, bisogna comunque mettersi in cammino. Per andare dove però? Questa è la mia domanda conclusiva. Alessandra è bravissima, è per mettere in difficoltà. Poi, com'era il proverbio? Dagli amici mi guardi Dio, che dagli amici penso io. Alessandra è un'amica e quindi fa domande così, a cui non so rispondere. Però la cosa è questa. Allora, adesso non voglio mettermi nella scia del Papa, contando anch'io sulla provvidenza. Però, io penso che nella politica la prerogativa maggiore che bisognerebbe mettere in campo è una capacità di preveggenza. Qui arriva un discorso difficile, ma che io vi voglio fare in un minuto. Quando stai nei guai seri, soccorre la fede. Per fede non si intende solo la fede in un essere sovrannaturale, anche la fede in una missione politica, la fede in una prospettiva, la fede in una possibilità di un altro mondo. Come dicono i teologi, la fede è la capacità di prevedere quello che altrimenti non si vede. Cioè, tu ci metti un investimento, perché? Perché ci metti un investimento in quel tuo prevedere. Domanda: qualcuno in Europa ha previsto la nascita di Siriza e la vittoria di Siriza alle elezioni greche 2 anni prima che succedesse? Qualcuno ha previsto 2 anni prima che succedesse che Podemos prendesse il sindaco di Madrid? E anche per sogno. Ma quando finisce bene, ma anche quando finisce male, perché nessuno aveva previsto le primavere arabe, e il fatto che siano finite male non cancella l'elemento che lì è successo un fenomeno imponente, impressionante, e che non era previsto da alcuno. Quando io alle prime armi da sindacalista, facciamo le seconde, mi ricordo, leggevo una rivista molto autorevole firmata da quello che per noi era un mito, Ferruccio Parri, che si chiamava L'Astrolabio, una rivista di nicchia, molto di tendenza, ma in cui scrivevano penne di grande valore, di grandissimo valore. L'Astrolabio fece qualche mese prima dell'esplosione del 68, allora si faceva, Alessandra, una grande inchiesta sul conflitto sociale in Italia, e secondo la previsione, che peraltro era illuminata da uno straordinario intellettuale italiano, Pierpaolo Pasolini, si constatava che il conflitto sociale era sostanzialmente concluso, che il proletariato si era imborghesito, che, come diceva per Paolo Pasolini, le lucciole erano scomparse, con documentazione. Poi adesso non so se chi di voi lo può ricordare, l'idea dell'integrazione era fortissima, perché gli operai cominciavano ad andare in automobile, avevano conquistato gli elettrodomestici, quindi l'Italia del benessere si affacciava, e quindi la tesi dell'integrazione della classe operaia, diventano tutti borghesi, non era poi così infondata. 6 mesi dopo, da Berkeley
a Berlino, a Parigi, alla Sorbona, le università esplodono e un anno dopo c'è il più grande conflitto di lavoro che si sia conosciuta, a partire dal maggio francese e arrivare al lungo 68-69 italiano. Lo dico per dire che gli eventi si possono prevedere, ma non prevedere in termini di proiezione dell'esistente. Si produce una rottura, è come scusate il paragone, è come nell'elezione del Papa, non lo sai prima. Quando si produce una rottura succede qualche cosa. Per l'Italia vale più che per altri paesi, perché secondo me, perché l'Italia ha una tendenza adattativa molto forte. Cioè per lunghi periodi tu puoi anche covare il fuoco sotto le ceneri, non si vede, perché è come trattenuto. Le manifestazioni sono molto oblique, sono molto strane, però io dico queste. Certo che non mi piace, però se quasi metà della popolazione italiana non va più a votare, sarà interpretabile come una manifestazione di disagio, di profondo disagio sociale? E sarà interpretabile come una messa in discussione della politica, di tutta la politica? Secondo me sì. Allora il problema è trovare l'innesco affinché questo disagio possa diventare protesta, ribellione, costruzione di un'alternativa. E naturalmente... Aspettiamo la fumata bianca, direi. Aspettiamo, secondo me aspettiamo l'evento. Aspettiamo Godot, aspettiamo l'evento, però io vorrei intanto proprio dire questo: bisogna guardare fuori dal recinto. Ecco, questo se posso dire una cosa proprio spassionatamente. Fuori dal chiostro. Fuori dal recinto. La politica è come recintata. La speranza nasce fuori da questo recinto. Questo recinto ormai è troppo impoverito. Non c'ha più le risorse per poter fare scaturire da lì la rinascita. La rinascita, secondo me, batte alla testa, proprio per dirvi come penso. Guardate che è già successo. Alla fine dell'Ottocento, sempre più lontano, prima che nascessero le grandi organizzazioni del movimento operaio, come comincia la storia degli esclusi? E oggi gli esclusi sono tanti. Da dove comincia? Comincia dalla costruzione nella società di fattori di solidarietà, le società di mutuo soccorso, le leghe, i primi sindacati di base e insieme in alto in questa internazionale che non si sapeva bene cosa fosse, però nasce così. E io penso che noi oggi siamo in un periodo di questo genere, che come dice Podemos e come dice Syriza, il nuovo nascerà da una parte diversa da quella che è stata finora la politica, almeno io così penso. Presidente, ti ringrazio e ringrazio tutti voi. Grazie. Grazie a voi.